Si chiama Operazione Arancinotto e ha portato da parte la Guardia di Finanza di Ragusa al sequestro di circa 3.000 prodotti falsificati e alla scoperta di 5 imprese acclarate come importatrici dalla Cina. L'operazione è partita nel 2015 dopo la denuncia di una società con sede a Chiaramonte Gulfi del marchio protetto denominata appunto Arancinotto. Si tratta di uno stampo in plastica per realizzare le tipiche arancine siciliane, simbolo gastronomico per eccellenza della Sicilia. E l'ampio boom commerciale del prodotto interamente made in Italy è stato però danneggiato pesantemente da una vera e propria invasione di copie dello stampo in questione, presente soprattutto nei siti di e-commerce e nei mercati rionali e fiere, come denunciato in sede di denunce. I finanzieri di Vittoria, attraverso l'incrocio delle numerose banche dati e ad un attento controllo economico del territorio, hanno quindi proceduto a ricostruire la filiera del falso. È stata pertanto individuata una sempre più vasta distribuzione e vendita di diverse versioni del prodotto contraffatto, sempre più in grado di trarre in inganno l'acquirente medio. È stato così possibile riscontrare la fabbricazione illegale del prodotto in Cina, presumibilmente su input di connazionali presenti nel nostro paese, oltre al sequestro dei 3.000 prodotti contraffatti, denunciati anche 127 individui per importazione e vendita degli articoli falsificati.